Via. Buonasera, saluti, bentrovati. Abbiamo il piacere di avere stasera con noi il professore Guido D'Agostino, qui dal Continental in occasione del ciclo di conferenze di Luciano Russo dell'Istituto Tasso. Il professore si intrattiene piacevolmente con noi, non è una intervista, ma è semplicemente un piccolo atto di grande devozione nei suoi confronti, in quanto nel nostro cuore, penisola sorrentina, guardandomi con gli occhi di un sorrentino, diciamo che ci ha regalato una meravigliosa pubblicazione legata al comune di Piano di Sorrento. Lui è intervenuto in più riunioni, in più assemblee, per poter organizzare lo schema dei contributi degli studenti locali, degli studiosi locali, i quali hanno messo su questa antologia di composizione. E poi tanti sorrentini sono passati tra le sue mani, le sue lezioni, i suoi esami. Fortunatamente io no, perché siamo quasi coetanei. Il professore, con la sua meticolosa centellinare tra documenti, episodi, accadimenti, personaggi, prima ancora lontano dall'idea di Lucien Lefebvre che ci invita a fare le cose in un certo modo da storiografi, il professore finalmente è riuscito a togliere questa... C'era un'idea storiografica che presentava questo popolo napoletano come una massa di pecoroni, mentre invece il professor, lui non lo dirà perché nella sua grande e saggia umiltà pubblica, mette su i suoi tanti libri dedicati alla resistenza, dedicati alla rivoluzione, da quella di Masaniello fino all'ultima quasi dei giorni nostri, filtrata da cronaca che diventa storia nelle sue mani. È il presidente dell'Istituto della Resistenza, storico della Resistenza, e quindi come tale è il massimo conoscitore dei fermenti di un popolo che, ripeto ancora, siete riusciti a livello internazionale, perché appariva in quei volumi di storia degli anni 60, 70, pure una parte di quelli degli 80, come questa massa di popolo napoletano che subiva senza mai reagire, mentre invece i vostri volumi e soprattutto le vostre lezioni, professore, ho parlato troppo. No. Siamo in atmosfera estiva e quindi il piacere di ricevere anche e di sentirvi dire anche quello che non vorreste dire. Ecco. No, direi che le cose sono molto, molto affettuose, quelle che avete adesso sentito, quelli che mi ha detto, devo dire, totalmente esagerate rispetto ai miei meriti, molto più modesti. Ci tengo a precisare alcune cose però in relazione a quello che ora abbiamo ascoltato. È vero, da napoletano spesso ho avuto modo di dire che i miei conterranei, i miei compaesani, i miei concittadini non sempre sono stati all'altezza della situazione, diciamo. Però più che questo, devo dire che è difficilissimo cogliere la storia lunga della città adottando uno schema univoco, cioè avere la possibilità di fissare una coordinata e su questo riuscire non solo a spiegare la storia lunga della città, ma anche a soddisfare, non dico la curiosità, ma l'esigenza di sapere, per cui uno capisce e dice va bene, è vero, il Mezzogiorno è difficile, Napoli è peggio ancora difficile, però c'è un modo di abbordare il tema, parliamo della storia lunga, secoli e secoli, c'è un modo, c'è un argomento, c'è un tema. Ecco, io direi di avere, se c'è un merito, di avere lavorato attorno a questo, cioè è possibile trovarlo. Alla fine, devo dire,
resta molto difficile, resta molto problematico. È una metodologia che ha avuto il suo successo. Però, i libri sono divisi non per capitoli, non per sequenze cronologiche di diecine di anni raggruppati insieme. Sono divisi, almeno gli ultimi, e vedo che questa idea matura, filtra e diventa più felice. Sono divisi per episodi, semplici episodi vissuti, raccontati. Allora, se ragioniamo per esempio in termini di potere politico, di rapporto governati-governanti, dovremmo tenere sempre presente che nel Mezzogiorno c'è stata quasi in ogni occasione una forza estranea all'ambito territoriale meridionale, qualcosa che è venuto sempre da fuori. Se noi pensiamo che il regno intendo dire il regno tutto meridionale, tutte le regioni del Mezzogiorno più la Sicilia, che nasce molto prima degli altri grandi stati europei, nasce molto prima, nasce per effetto dell'arrivo qua di una specie di banda di mercenari che sono i Normanni. Cioè, mentre la Francia nel IX secolo, nel X secolo, fa una riunione tra tutti i maggiorenti, tra tutti quelli che contavano qualcosa, devo dire, scegli il più debole, dice questo è buono, lo possiamo fare re, è Ugo Capeto, darà vita a una dinastia che per secoli reggerà la Francia, i Capetingi, ma viene dall'interno della Francia del IX, X secolo. Qua da noi sono arrivati e si sono piazzati da queste parti, l'hanno fatto i Normanni, poi l'hanno fatto gli Svevi, poi l'hanno fatto gli Angioini e due secoli, voglio dire, non è poco, ognuno di questi se non si è meridionalizzato ha sicuramente francesizzato per esempio il Mezzogiorno. Noi parliamo, alcuni termini sono la traduzione in napoletano di come sentivamo che questi si parlavano tra di loro. La stessa gestualità delle categorie, insomma, poi ci siamo beccati due secoli e mezzo di Spagna, non fosse stata abbastanza i due secoli di Francia, due secoli e mezzo di Spagna, poi un pezzetto di Austria, un viceregno austriaco, e poi di Borbone, anche se non è che è venuto da qua, non era né sorrentino né napoletano. Nato secolo rotte fino all'unità. All'unità, l'unità non l'abbiamo fatta noi, l'hanno fatta altri stati dell'allora penisola disunita, frammentata. Per molti meridionali è stata l'ennesima prova che succedeva quello che era sempre successo. L'altra sera c'è stata la partita Milan-Napoli, se si sentiva la radiocronaca che facevano sull'ingiustizia patita a proposito di un calcio di rigore. Di quest'arbitro che faceva pigliava le parti dei nordici, insomma sembrava di stare ancora a discutere. Allora è difficilissimo, sul potere non abbiamo contribuito se non nel modo peggiore, perché chi è venuto da fuori ha detto, ha trovato una società verticale, si è messo d'accordo con i più forti, tu hai capito che io sono venuto, adesso io sono il re. Chi le diceva sì, ho capito. E in questo caso gli lasciava questa posizione di primato all'interno della società. Il risultato è stata una società molto statica, con un potere, ripeto, poco dialettico, perché poco dialettizzato. L'accordo si faceva la prima volta e poi durava
durava decine e decine e decine di anni. Allora, cosa ho fatto dopo essermi affaticato a pensare se si poteva raccontare la storia del Mezzogiorno in qualche modo, come ho detto all'inizio, che fosse diretto, univoco? Ed è stata la ragione anche del titolo della conferenza di Italia serata di stasera, che indaga il filo rosso, che non è il filo comunista, il filo rosso è quello che anche quando si cuce è quello che, sta, che è più vistoso, in ragione di un colore vivace rispetto a un marrone, un beige, un violetto. Questo filo rosso è quello che uno potrebbe seguire. E in che cosa consiste? Consiste tutte le volte che il Mezzogiorno si è ribellato. Quando non gli è andato bene, ho detto prima che ha sempre patito, ha sempre subito, ha accettato. L'unico filo rosso che si può seguire per avere un'idea di cosa è stato il Mezzogiorno va proprio letteralmente seguito e accompagnato. Un'anima del napoletano che attraversa in maniera trasversale tutta la storia. Dall'epoca dei normali, quindi questo stare lì buono e poi chiedere il riscatto, sì. Arrabbiarsi quando le cose non andavano bene per tutti. Il che significa? Che c'era evidentemente anche la forza o la voglia o la capacità di dire non va bene così, no? Perché se no tu non ti muovi, se non prendi consapevolezza che non va bene, non ti muoverai mai, devi per forza prima pensare che un altro mondo è possibile, no? Se no come fai ad agitarti? E questo succede, non c'è un calendario. Qualche volta gli intervalli sono una cinquantina d'anni, altre volte invece con un secolo e mezzo non succede niente. Tutto tace, tutto rimane immobile. Tuttavia si può seguire, insomma ha una ratio, è una cosa logica. Dice tu che stai guardando? Io guardo tutte le volte che al mezzogiorno non è andato più a genio quello che stava succedendo e che tutti quanti sembravano accettare. Lui ha ricordato prima, anche prima di Masaniello, che Masaniello è diventato una specie di proverbio, di luogo comune, è vero, o Masaniello, cioè quella figura di colui che a un certo punto dice mo basta, ma anche prima c'è stato per esempio nel 500 due o tre casi, ecco il 500 è uno degli esempi a distanze ravvicinate. All'inizio del 500, 1510, il Mezzogiorno si ribella perché vogliono imporre l'Inquisizione al modo di Spagna. Che è l'Inquisizione al modo di Spagna? È una cosa terribile. È un tribunale. Caccia alle streghe. Recentemente abbiamo celebrato il San Giovanni sedendoci con tutti i soci sotto l'albero di noce e quindi paventare questa cosa. Abbiamo toccato alla lunga, alla distanza, questa santa inquisizione, che però il popolo napoletano non è riuscito a paventare, si faceva in Spagna, perché in Spagna era una cosa da massa, produceva morti giornalieramente in maniera esorbitante, mentre invece il popolo comunque l'ha accettato, ma... Tra l'altro veniva utilizzato per risolvere questioni che non tenevano niente a che fare con la religione. Se io volevo liberarmi di un avversario economico, un avversario per fatti di donne, di amore, che ne sai? Ma lo dicevo, l'andava ad accusare, dicevo, viste eredi, viste non va a messa. Il tribunale interveniva e per quello era finita la vita. Nel 1510 il Mezzogiorno si ribella a questo e dice, senti, già teniamo l'Inquisizione romana e basta ed è sufficiente. Quella spagnola era terribile, quella romana non c'era male, cioè pesante ma non in quel modo. Con gli strumenti dell'Inquisizione spagnola. Professore, la fermo perché c'è il Presidente che ci sta facendo segno. E poi perché non vogliamo farlo pacificare di una doppia relazione, perché seguiremo e registreremo anche quello che ci direte, che è sempre oro colato.
meraviglioso. Sì, sì, questo vedo che mi piace soltanto perché non spegnete.